è un fenomeno di nascondimento. Ci sono state come gli altri, però gli altri stirano, no, no, si vengono nascoste, le donne vengono nascoste. Proprio nel momento in cui la donna si dimostra, si rivela uguale agli uomini, uguale agli altri militanti, perché ha fatto quello che hanno fatto loro, allora, perché guarda, non c'è un riconoscimento, un misconoscimento. È la residuo culturale che ancora non si adatta alla realtà. Una realtà che pure va avanti sotto altri aspetti, però gli rimane un po' ancora indietro. In fondo con le brigatiste è accaduto questo, però bisogna considerare quella cultura del tempo nel suo complesso. Le brigatiste erano quelle che hanno, con fatto che hanno a un certo punto hanno scelto la macchia, hanno raggiunto i loro compagni e con i loro compagni hanno fatto tra virgolette carriere, brutto il termine, e alcuni diventano capi brigante addirittura. Bene, hanno combattuto come loro, sono state uccise, sono finite prigioniere, hanno subito dei processi, eccetera, eccetera. La storia ufficiale su questo tace. Se voi pigliate i maggiori studi storici sul brigantaggio, quelli che hanno dimenticato certe cose, perché non è che l'hanno dimenticato solamente gli storici locali certe cose, no? Già che la grande storia, per così dire, certi discorsi l'ha fatti con cittivizi ideologici che non è riuscito a superare, però li ha fatti. Ebbene, prendete questi maggiori studi sulla storia, perché non c'è un nome di una donna. Una donna, ma non dico di una brigantessa, ma nemmeno di una donna che non è brigantessa. Per esempio le complici dei briganti. C'erano le brigantesse che erano quelle che militavano con i briganti, e poi c'era questo esercito vastissimo, ancora più ampio, di donne che appoggiavano i briganti, no? E rischiando la morte. Sapete qual è il paradosso? Che queste complici dei briganti, che se ne stanno a casa, pensavano a fare bene domani il pettovagliamento, eccetera, li nascondevano, eccetera, queste invece, se beccate, se prese, venivano o fucilate, o si beccavano il massimo della pena, mentre le brigantesse, questo è il paradosso che abbiamo scoperto, lì nei collaboratori, tra cui c'è Simone Bruna, che insegna antropologia a Salerno, è un paradosso. Invece le brigantesse, non dico che la fecero franca, ecco, ma ebbero con pene irrilevanti, no? Perché questo? No? Beh, una risposta bisogna darla, perché loro, e anche Umberto Loro, loro escogitavano una difesa così concepita. Io me ne stavo tranquillo, che sono venuti i briganti, mi hanno preso e mi hanno portato da loro e mi hanno costretto a vivere con loro, insomma, a travestirmi da briganti, a fare la guerra insieme a loro. Una cultura del tempo non riusciva ad accettare questo fatto, che la donna fosse capace di cambiare, fare guerra, fare libere scelte dalla parte opposta a quella, alla parte dove regnava quindi l'ordine, la sicurezza sociale, il conformismo. Per loro una figura simile era più sconcertante, diciamo, della complice, della connivente con i briganti. Conclusione, non la fecero proprio franca, qualcuna fu assolta, le altre ebbero pene, piccole pene, laddove, ripeto, l'opposto che invece capitavano alle complici dei briganti. Ora, se voi mettete insieme brigantesse e i complici dei briganti, vedete che bisognerebbe arrivare a questa conclusione, che il brigantaggio non sarebbe esistito quindi senza di loro. Ma questo i teorici e gli storici della guerriglia di oggi, per esempio i vietnamiti, eccetera, questo lo sanno, l'hanno dimostrato chiaramente. Cioè il brigante deve mutare in un mare, nel suo mare. E da che è formato il mare? I briganti, quelli più validi e più forti, erano la macchia. Chi garantiva il pettovagliamento? Chi garantiva i rapporti, insomma, con il paese? Perché il brigantaggio è sempre locale, cioè sempre nel proprio paese, ecco.
Questo è un fenomeno, un discorso che bisogna approfondire, perché è molto importante. Ora dice Luna, e se manca in questo mare nuotavano i briganti e le donne assicuravano l'acqua di questo mare. Quindi senza le donne non ci sarebbe stato il cosiddetto brigantaggio, ossia la guerra civile, se è chiaro, perché non brigantaggio dei francesi, che sono sempre strani in queste cose, hanno dato questo nome, è una guerriglia popolare questa. I francesi l'hanno chiamata brigantaggio, per analogia con brigantaggio endemico, che è un'altra cosa per la verità, anche se ci sono interconnessioni. Gli italiani che hanno sempre scimmiottato molto spesso i francesi l'hanno chiamato i briganti. In effetti. I modesi scimmiottavano. A Napoli ci sta un monsù che è il cuoco francese. E molte cose della cucina napoletana, della cucina napoletana aristocratica, perché l'hanno portata in francese. Sì. Vabbè, ma stiamo giocando, intendiamo, non è che siano cose poi tanto importanti. Bene, ora dicevamo, ora, e a questo punto io vorrei parlare, farvi capire qualcosa di più del brigantese, anche per dare un senso a questo incontro. Però io credo che quanto tempo abbiamo? Facciamo così, io vi dico le cose principali, ma prima di fare una rapidissima sintesi dei fatti, perché non voglio dare soltanto qualche notizia. Poi i fatti poi verranno significati, vi dirò dove voglio approdare. Un discorso che non so quanto piacerà a Claudio, ma io, non sarà questo rapporto di amicizia che mi frenerà. Ora, Claudio dice, per esempio, che rappresenta un tipo di cultura che mi incuriosisce e invece diversa anche a trarre, no? Chiamavano un corpone come vogliamo, dice, queste donne hanno difeso il sud dall'invasione di un esercito straniero, e questo va bene, e hanno difeso l'antico regime, le tradizioni, la nostra storia, la nostra economia, eccetera. Va bene, diciamo che anche questo, va bene. Io invece cosa dico? Io dico una cosa, io dico questo, che è vero, i contadini lottavano per il re, e senza questo probabilmente non avrebbero lottato, avrebbero lottato male. Quando ci fecero, io ero ragazzo quando accadono queste cose, quando ci furono le invasioni delle terre, guidate, come sapete, dei partiti di sinistra, eccetera, no? I contadini, quando occupavano le terre, portavano le madonne, perché loro legittimavano un fatto, perché anche loro non sono qui dalla loro cultura. Non è che uno si libera facilmente dalla cultura, la cultura te la porti dietro finché non muori, però puoi modificarla, e quando si sfascia tutto il sistema, probabilmente puoi anche cambiarla, ecco. Altrimenti nei servizio nero. I contadini, quando occupavano le terre, sapevano, per evitare il senso di colpa, eccetera, per rafforzare il loro diritto che nessuno riconosceva, si portavano le madonne. Perché si portano le madonne? Uno degli stupidi dicono, perché speravano il miracolo. Non è vero. Dovevano legittimare questa occupazione ritenuta da ogni parte che di illecita, perché loro non avevano la forza ideologica per dire no, questo non è illecito, è un nostro diritto, voi siete usurpatori e questo è il nostro diritto. Non avevano queste cose, erano senza intellettuali, raramente capitava da un intellettuale. Bene, anche questo aspetto interessante, il brigantaggio, un fenomeno autonomo, che ha avuto anche questo grande pregio, perché questo brigantaggio è grande. Che è rimasto fino a un certo punto molto autonomo, ma di questo forse parleremo dopo, non vorrei perdere il filo. Allora, noi stavamo dicendo, quello che penso io penso questo, insomma, che senza un riferimento a quello che si era in mente, si era in mente quello, la cultura che noi abbiamo cominciato a prendere quando ancora eravamo nel ventre della nostra madre, quella è la cultura. Che è fatto anche di quotidianità, di linguaggio, di cibo, perfino di odori, di stili, di vestiario. Ebbene, senza questo riferimento forte a un passato che era un grande passato, la storia del sud, noi
grande storia di questo che deve essere in piena, anche questo che lo so che tu mi arriverai. Allora, diciamo, e vorrei l'interruttore, perché non c'è l'interruttore collettivo, perché ora dicevamo che, ecco, il problema è questo, ma cosa vogliono i neuroponici? Vogliono ritornare a questo passato? No, è sbagliato. Questo passato è vivo, proprio perché è vivo, non c'è bisogno di tornarci, perché è vivo, è incapsulato nel presente, è incapsulato nel presente. Allora quando si studia il decantato, cosa bisogna fare? Bisogna capire come queste donne, senza il soccorso della cultura intellettuale, donne anche uomini, senza il soccorso della cultura intellettuale, con i soli maestri che erano gli artigiani del villaggio, perché gli intellettuali si facevano i fatti loro, era un altro mondo, va bene? Da soli, da questa esperienza hanno ricavato elementi di resistenza a un grande processo storico, che era la modernizzazione. Nel sud veniva la modernizzazione, veniva in modo, è stato rifiutato, obiezione, ma allora il sud è incapace di modernarsi. Non è vero questo, dipende come arriva la modernizzazione. Se la modernizzazione, che significava allora divisione dei poteri, no? Potere esecutivo, potere legislativo, autonomia del potere giudiziario, ecco, e quindi rapporti equilibrati, una tra le classi, eccetera. Se questo era meccanizzazione, industrializzazione, ecco, dice, se questa era la modernità, ecco, avrebbe attecchito al sud, ma perché non ha attecchito? Perché ricordo da ragazzo, quando arrivavano le cose moderne nel mio paese, io finalmente, qua per l'incianza di un paesino, è molto piccolo il paesino, quando arrivano le cose moderne c'era una grande tensione, una specie di euforia, perché tutti volevano il nuovo, non essere la bicicletta, la macchina, il telefono, eccetera. Allora perché fu respinto questo? Non era solamente la fedeltà ai borboni, questi mi sembrano ingenuità, anche caso di sopra. Nel suo ruolo, si applicava, e che questa modernità era una modernità arrogante, veniva imposta dall'alto e con la violenza, laddove invece avrebbe dovuto, ecco, scendere grazie alle facette e suscitare la maturazione delle forze locali, erano le forze locali che col favore di questa cosa avrebbero dovuto, ecco, avrebbe dovuto accettare la modernità, e questa modernità poteva benissimo sposarsi con la tradizione, questo ritorno, con questa reviviscenza della tradizione, perché quando le briganteschi andavano alla macchia a trovare i loro compagni, si portavano tutta la loro storia, e la loro storia è formata di familismo, di rapporti familiari, a volte si portavano l'intera famiglia, c'era a volte, ecco. E se voi esaminate da vicino le bande, vi trovate che i rapporti familiari erano importantissimi, perché non, è difficilmente trovate, è difficilmente avesse trovato una donna, una sola donna, trovate una donna e una sorella, oppure una donna, una sorella ed un fratello, in qualche caso il padre, la figlia brigante, il padre brigante, la figlia brigantessa, oppure lo zio brigante, la nipote brigantessa, eccetera, eccetera, tante possibili combinazioni, ma i rapporti familiari ci sono sempre. Perché? Perché il villaggio è, diciamo, la comunità di base, cioè il villaggio è la comunità di riferimento. Nel villaggio, ecco, c'è la famiglia è il nucleo dove maturano i grandi sentimenti, le grandi passioni, i grandi affetti. E gli effetti che non riuscite a suscitare, per esempio, i sindacati. Partite sindacate hanno pure plasmato i villaggi, ma non hanno mai suscitato affetti, passioni e tensioni. Perciò si sono sconfiate queste cose. Allora dicevamo, si stanno sconfiando, quindi anche noi speriamo. Ora, tornando a noi, allora è logico, e la struttura familiare si trasferisce dalla famiglia alla banda. Bene. In cui dice niente di nuovo, siamo come prima. No, non siamo come prima, perché nella banda succede qualcosa di interessante, di bello, di straordinario. Cioè queste donne che fino a che erano, diciamo, nel villaggio libere, come dire, erano,
erano succubi di familismo, che alcuni chiamano immorale, cioè pensavano così il familismo, e qualcuno pensa che il bene proprio risiede nel bene della famiglia. Se la famiglia si arricchisce, si arricchisce, si arricchisce la famiglia, di conseguenza guai se si arricchisce da solo senza la famiglia. Bene, sicché e tutti gli altri, questo non esiste, perché ne conosco questo non esiste. Non esiste il bene. Questo è il familismo, che gli americani, ecco, sotto molti aspetti, con molta ragione, chiamavano amorale. Lasciamo perdere amorale, perché il discorso è più lungo. È facile dire queste cose quando tu hai uno Stato che ti protegge, ma quando non hai nulla tra la tua famiglia diventa il punto di riferimento di tutto. Ma io non voglio cacciarmi adesso. Il fatto sta che la donna finché in casa è succube della patria potestà, del familismo amorale, amorale o meno, come volete voi. Ma quando va nella banda diventa un'altra, perché? Perché la banda, ecco, nella banda tutti devono collaborare alla sopravvivenza di tutti, sicché il bene della banda di ciascuno coincide con il bene della banda, e la banda non è formata dalla famiglia, è formata dal gruppo, persone che magari prima si detestavano, poi nella banda si ritrovano e si ritrovano ad essere solidari con l'altro. Quindi nascono nuove solidarietà. Vedete? Ecco, il punto di partenza è la famiglia, il villaggio, eccetera. Il punto d'arrivo è un altro. Il punto d'arrivo è la nascita di una nuova cultura. Una nuova cultura che è stata distrutta dalla repressione, dalla sconfitta. Ecco. E questo ci porta a considerazioni d'ordine più generale. E cioè che non c'è un solo tipo di storia. Ci sono tante storie. Ognuno con le sue logiche. Se per alcuni la storia può essere il progresso materiale, oppure spirituale materiale, per altri la storia è il progresso scientifico. Alcuni corrono, ecco, alcuni gruppi umani corrono, accelerano, altri invece procedono con lentezza. Ma chi sono i migliori? Non c'è una risposta a questo. Ci può essere progresso scientifico, ecco, ma si ritrova a essere schiavi, schiavi della macchina o schiavi del potere. Il Sud, ecco, probabilmente stava trovando una sua strada, e questa è una conclusione, ma per arrivare a tanto dovrei portare anche gli altri elementi della discussione. Qualcosa ancora posso dire se il tempo c'è, il tempo. Ci sarà un'altra occasione. La conclusione è troppo grossa per appoggiarla su un solo caso. Però se troviamo 10 casi, 10 semplificazioni, cioè di come una cultura trova in se stessa la forza di riscrivere il proprio destino, senza soccombere davanti a ideologie che vengono dall'alto, che non importa la violenza, ecco questa. Questo è devono imparare i non borbonici. Va bene? Perché alla fine. E infine, se il borbonismo, cioè se la fede borbonica ha avuto una sua importanza, non ha avuto importanza maggiore di quella che hanno i contadini che mettono davanti a sé le Madonne. Ma non si è d'accordo. E allora il discorso che diventa appunto di metodologia storica, ma cosa ho detto? Voglio integrare. Che cosa significa fare storia? Vi dico cosa significa fare storia per me. Ecco. Allora, ci sono 10 modi, perlomeno una decina di modi, di spiegare il brigantaggio. Uno, per esempio, che piacerà a te sicuramente, no? Il brigantaggio fu una lotta di culture, uno scontro di culture. La cultura della modernità, la cultura della tradizione, vero? Eccetera. E questo è una mezza verità. Io ho grande rispetto per questi idee, perché comunque hanno un elemento di verità. Un'altra spiegazione che quelli di cui parlavo con un amico ritrovato, tra l'altro, e cioè la storia, il brigantaggio fu lotta di classe. Lui dice giustamente, è vero, non è vero, eccetera, condivido, fu una lotta interclassista, però non si può negare che le bande armate erano formate soltanto di contadini, no? E cos'è che spingevano questi contadini a mettere in gioco la propria vita? Era il proprio istinto di classe,
cioè, ha giocato una parte importante in questa storia anche l'istinto di classe, ossia l'odio per il signore. Questa gente, ecco, non è che il governo borbonico era un governo, era l'età dell'oro, è ingenuo vedere così. È un governo come tanti altri, no? Che commise tanti errori, no? Che, ma aveva anche dei bellissimi pregi, eccetera, e poi rappresentava la nostra tradizione storica, la grandezza della tradizione storica. Bene, quindi senza dubbio, perché stiamo parlando dei Borboni, vero? Tra l'altro i Borboni erano una cosa molto importante, hanno creato un rapporto di intimità col potere. Bene, poco fa un amico ha parlato di soldati Gaeta, per esempio, leggetelo. Leggetelo perché è molto bello, diventa effettivamente questo soldato ormai in disarmo, che sarà in disarmo, eccetera, sarà mandato a casa sbeffeggiato poi dai liberali, e lei invece ha questo rapporto veramente di grande trasporto verso il re, che non è servilismo, è proprio amore. Ecco, quando i governi piacciono, nasce questo amore, e in molti casi i borbonici, nonostante i loro difetti, eccetera, avevano una grande affinità con il popolo, hanno saputo scagliare queste regalamenti d'amore, e questo non si può negare. Noi siamo in un mondo allenato in cui non si conosce l'amore, con classi dominanti screditate, ma non solamente in Italia, screditate, che sono oggetto del maggiore disprezzo di cui noi possiamo immaginare. Ma che significa? Ma come si fa a tenere in piedi una società così? Ma una società ci deve essere, questo il soldato di Creta è un'unica molto importante, e quando si studia la storia non bisogna soltanto infestirsi dietro, non soltanto dentro gli archivi, no? Dietro queste carte, che come dicevo, non so se avete visto che film Orfeo Negro, ma a un certo punto Orfeo ha perduto la sua giudice, la va a trovare dappertutto e finisce in un archivio. Allora l'archivista dice, ma che fate qua? E la butta di Cannebale, dice, e cerca di radice, e poi cerca dei vivi e mezzo ai morti. Allora bisogna smettere questa storia. Lo storico deve lavorare sui documenti. Sui documenti, fa bene a farlo. Non può prescindere. Bene, ma non c'è solamente quelli nel documento. Ci sono poi altre fonti. E una di queste fonti è la letteratura. Non questa letteratura di invenzione, la letteratura che veramente nasce dalla sofferenza con l'attributo di una generazione.